Allora, stasera vedremo un approfondimento per quanto riguarda la condizione della donna dal Rinascimento fino a circa alla prima età industriale, anche se comunque non vedremo tutto nello specialistico, ecco, non vedremo tutti gli eventi storici, vedremo un po' comunque le differenze tra quello che dicevo ieri del Medioevo e appunto successivo Rinascimento e il discorso poi dell'arrivo della produzione, quindi della nascita dell'industria moderna fino poi più o meno alle prime rivendicazioni delle prime femministe, quindi praticamente vedremo fino all'arrivo circa della Rivoluzione francese. Allora, ieri parlavamo, avevamo visto comunque questo discorso della donna nel Medioevo, avevamo visto che a seconda dei luoghi, a seconda del periodo comunque, la donna poteva anche comunque iniziare una serie di attività che potremmo quasi dire imprenditoriali o comunque artigianali, anche se in generale comunque guadagnava meno degli uomini e comunque in generale esisteva sempre questo discorso di oppressione di genere, ma comunque anche spesso di lavori pericolosi. Avevamo ad esempio visto che la donna si occupava ad esempio dei lavori in miniera o comunque anche dei trasporti pesanti. Allora, riguardo al Rinascimento non c'è una variazione di queste cose, tranne che in un caso che adesso vediamo, cioè sul fatto che la Chiesa iniziò sempre di più questo discorso questo discorso della teologia, quindi questo discorso anche di prediche contro la donna. Intanto iniziando un po' a parlare di questo discorso dell'età moderna, si può dire che col Concilio di Trento del 1545 le norme di comportamento morale si fecero più rigide, al fine di imporle alla maggior parte della popolazione non si esitò a impiegare anche sistemi coercitivi. Tra i costumi perseguiti erano il concubinato, assai diffuso in epoca medievale. Il pulpito veniva utilizzato per divulgare insegnamenti etici e le donne rappresentavano la gran massa dell'uditorio. Ecco, dal punto di vista della fine del Medioevo, il sistema di successione fu modificato a scapito della donna. La nuova classe emergente, la ricca borghesia, prese ad adottare un costume già in uso presso gli aristocratici. L'intero patrimonio passava in eredità al maschio primogenito. Dividere l'eredità in parti uguali tra tutti i figli venne considerato un comportamento da villane. La vita quotidiana delle donne. Poco a poco la donna venne esclusa dal lavoro istituzionalizzato, dominato dalle corporazioni, al contempo la concezione della famiglia e del ruolo che in essa doveva svolgere la donna subì notevoli modifiche e si diffuse l'idea che il posto della donna fosse tra le pareti della propria casa. Con il passaggio dell'economia feudale, basata sul diritto di usufrutto, all'economia precapitalistica, fondata invece sul diritto di proprietà, anche il sistema di successione mutò a detrimento della donna. Se nell'Alto Medioevo le donne potevano ereditare al pari degli uomini, allorché il diritto romano venne incluso nella legislazione, al termine del Medioevo fu stroncata ogni pretesa di successione femminile. I maggiori cambiamenti che contrassegnarono il periodo in esame riguardano più l'economia urbana e commerciale che non quella agricola. Le restrizioni riguardanti il lavoro femminile, presenti negli statuti delle corporazioni fin dal basso Medioevo, vennero ampliate. Col tempo si impedì alle donne di ricevere una formazione professionale, preludio necessario all'esercizio di un mestiere. Avevamo visto ieri che ad esempio le donne si occupavano persino della birra, della produzione della birra, dell'artigianato, praticamente erano dentro in tutte le attività artigianali. Poi, tale situazione finì per coinvolgere anche le figlie dei maestri artigiani che, secondo una radicata consuetudine, venivano avviate dal padre al suo stesso mestiere. Dal XVI secolo in Francia tale costume si scontrò con la feroce opposizione delle corporazioni. Le vedove dei maestri, per poter mandare avanti i laboratori di famiglia, furono talora costrette a chiedere l'autorizzazione del re. Pensate che questo sistema di esclusione progressiva della donna da tutti gli ambiti del lavoro artigianale prosegue fino a 1700, eh?
dove addirittura un lavoro che era sempre stato femminile, ovvero quello del cucire, praticamente veniva dato a competenza ai sarti maschi. E le uniche cose che potevano fare le donne era cucire soltanto gonne, mantelli e biancheria da notte, mentre prima potevano invece cucire tutti i tipi di abiti. Ovviamente questo discorso del segregare sempre di più la donna in casa, del toglierle comunque ogni formazione di tipo culturale relativa comunque all'ambito del lavoro. Gran parte della colpa, diciamo così, ce l'ha comunque anche la Chiesa, perché proprio in questo periodo si comincia a considerare la donna in due diverse maniere. Da un lato era ritenuta una creatura pericolosa a causa di tentazione di peccato associata all'immagine di Eva. D'altro canto esisteva un'idealizzazione della donna derivata dalla figura della Vergine, che aveva quali principali virtù l'umiltà, la purezza e il riserbo, oltre che l'obbedienza. Quello che poi appunto dico sempre, cioè il fatto che col discorso dello sviluppo della Mariologia, che ovviamente non era tanto. Allora, nel tempo di Tommaso d'Aquino, ad esempio, Tommaso d'Aquino c'è da dire che non era particolarmente mariolatra. È venuto soprattutto dopo il discorso della mariolatria, praticamente tocca il suo apice, praticamente col discorso del Rinascimento, soprattutto anche il discorso, ad esempio, del Malleus Maleficarum, per dire, proprio perché tanto più cresceva il culto di questa pseudo figurina femminile, tanto più veniva celebrata dai teologi del tempo, tanto più da un punto di vista di condizioni materiali della vita della donna, tutto ciò peggiorava. Proprio perché si tendeva a mettere quelle caratteristiche lì che loro postulavano sul discorso mariano, quindi il discorso dell'obbedienza, dell'umiltà, del silenzio, della purezza, tutte quelle pseudo caratteristiche, pseudo virtù femminili che loro postulavano sul discorso di Maria, andavano poi ad associarlo alla donna terrena. Questo fondamentalmente è questo lo scandalo della Mariologia, il fatto che praticamente tutte quelle caratteristiche lì che loro stabiliscono che siano prerogative di Maria vanno poi comunque a collegarsi alla donna terrena, con il risultato che ovviamente questo fa aumentare, fomenta, fa prosperare il discorso di esclusione, innanzitutto dall'ambito culturale, ma anche di sottomissione e obbedienza, perché comunque, siccome le qualità di questa supposta pseudodonna che loro ritengono ultra magnificata, anzi ritengono la donna per eccellenza, sono innanzitutto questa specie di purezza, diciamo, asessuale, ecco, questa specie di frigidità. Poi il discorso del silenzio, perché lei condusse una vita di silenzio, il discorso del dire sempre sì perché lei disse sì, il discorso dell'umiltà, dell'obbedienza, della servitù perché lei si proclama serva del Signore, ovviamente tutte queste supposte qualità e supposte virtù. Siccome vengono concepite al femminile, proprio perché questa pseudodonna viene concepita come realizzazione del femminile, vengono poi a essere attribuite a tutte le donne, quelle buone o quelle cattive. Tra l'altro poi questo discorso di come la figurina mariana in realtà opprima le donne l'aveva capito molto bene Ida Maglie già nel 1989. E ancora prima di Ida Maglie era già stato comunque capito anche da quelle teologhe americane, soprattutto come ad esempio il caso di Mary Daly, per dire, o anche ad esempio Rosemary Radford Ruther, per dire, che avevano appunto fatto notare che il discorso di Maria in realtà promuove e fomenta un discorso di sottomissione femminile, perché è mettere sul piedistallo come modello ideale di realizzazione femminile una che si è proclamata serva. Cioè, non perché sia importante che lei sia esistita realmente, intendiamoci bene, è il concetto che esiste, capite? Cioè, di per sé i personaggi del Vangelo sono anche fittizi, cioè possono anche non essere mai esistiti, non è questa la cosa che ci interessa, è il fatto che i concetti esistono.
E il concetto di questa pseudofigura femminile esiste purtroppo e viene, diciamo, viene promulgato, promosso come massimo esempio di realizzazione femminile. Per di più, tra l'altro, poi come appunto diceva in realtà Ida Magli, per cui rimando ai video che avevo fatto di videolettura su di lei, sono soprattutto le donne che non capiscono che quella figurina femminile lì non è esaltazione della donna, è tutto il contrario, è esaltazione della servitù della donna, che viene dipinta con colori e con forme piacevoli, con colori e forme gradevoli, come già dicevo in un migliaio di video precedenti. Se le donne non lo capiscono, non c'è capacità di emancipazione. Allora, come abbiamo visto qui, quindi praticamente in questo periodo, di pari passo con l'esaltazione di questa pseudo figurina femminile chiamata Vergine Maria, le donne vengono sempre di più escluse dalla capacità di poter comunque commerciare, dalla capacità comunque di poter avere in mano quei quattro soldi che comunque, bene o male, in certi periodi del Medioevo avevano, eh. Tutte le varie restrizioni e gli ostacoli al lavoro delle donne apparvero parallelamente all'elaborazione di un nuovo ideale della femminilità. Già al termine del XIV secolo, in Francia e in Inghilterra, fu invocato il motivo della castità per estromettere le donne dalle corporazioni. Sulla medesima linea di argomentazioni, nell'età moderna, il lavoro femminile venne dichiarato disonesto e infamante, tanto per colei che lo esercitava quanto per gli uomini che lo permettevano di svolgerlo. Due fattori influenzarono questo mutamento di valori sociali: la crisi dell'economia e la crescita demografica, vale a dire che vi era un maggior numero di maschi alla ricerca di un'occupazione per poter vivere in modo dignitoso. Quindi, purtroppo, con l'andazzo di queste idee, addirittura il lavoro femminile, come vedete qua, veniva definito disonesto e infamante, ovviamente, perché la massima realizzazione della donna era diventare madre e basta, sul modello di Maria, ovviamente. Anche questa cosa comunque è giustificata da un punto di vista mariologico, perché di fatto Maria in realtà non è che si realizza in un lavoro o in qualcosa di culturale. Nel Vangelo, comunque diciamo nel commento cattolico ai Vangeli, lei si realizza in quanto madre, anzi addirittura in quanto madre masochistica, in quanto madre umiliata. Di fatto è questa rappresentazione della madre in ginocchio, come peraltro la definiva Simone de Beauvoir. Allora, andando un po' avanti, vi leggo qualche altra, diciamo, ecco, anzi, facciamo così, passiamo direttamente a valutare un po' questo discorso del XVIII secolo, diciamo, analizzare un po' il discorso di lavoro domestico come lo si intende, come se lo intendeva tra il XVII e il XVIII secolo, quindi più o meno questo periodo. Nell'anciano regime la figura della madre aveva un significato molto differente da quello attuale. Il concetto di amore materno, come inteso oggigiorno, non esisteva. La situazione storica contingente faceva sì che il rapporto madre-figli fosse totalmente diverso. Innanzitutto il tasso di mortalità infantile nei primi mesi di vita era assai elevato a causa delle carenti condizioni igieniche e alimentari. Secondo le stime, più del 25% dei neonati periva entro il primo anno. Le donne erano pertanto costrette a numerosi parti per vedere infine sopravvivere 3 o 4 figli. In tale ottica si spiega l'assenza di legami affettivi tra la madre e il neonato. Il trionfo della società borghese introdusse a una differente concezione della donna e di quel che rientrava tra le sue competenze, con ciò gli ideali di madre, amore materno e infanzia assunsero nuovi significati. Si affermò quell'immagine della madre responsabile, dedita ai propri figli, che avrebbe avuto profonde ripercussioni sulla vita e la condizione della donna ancora in età contemporanea. Ovviamente è soprattutto da questo periodo, quindi con l'arrivo alla fine del XVIII secolo, che i ruoli femminili e maschili subiscono una differenza netta, una definizione netta tra l'uno e l'altro. Praticamente la donna borghese lasciò il lavoro per occuparsi solo della casa e della prole, mentre invece avevamo visto che nel Medioevo, la donna comunque di tanto in tanto poteva occuparsi anche del commercio, della produzione della birra,
di questo quell'artigianato. Quindi soprattutto diciamo che la segregazione domestica è tipica più che altro appunto di questi secoli. Poi tenete presente che in media le donne partorivano all'incirca ogni 2 anni. Pensate che alla fine del XVIII secolo si arrivava addirittura a contare non meno di 7.000 piccoli, pensate un po', a livello di nati, che poi ovviamente spesso venivano comunque abbandonati. Vediamo un po'. Allora, adesso direi di leggervi negli ultimi 2 video, vi leggo questo discorso dell'arrivo del 1700. Quindi le prime femministe, ecco, le prime donne che trattarono la condizione femminile.